Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. Sportpress.it. Coach, quando sei arrivato rispondeste a una domanda dicendo: so che mi avete portato alla Fortitudo per vincere il derby. Naturalmente non solo per questo, ma insomma, strano, anomalo, inedito, arriva il derby. Beh, sicuramente arriva il derby, sappiamo che è una partita che va fuori dalle regole, e speriamo che appunto esca un pochettino fuori dalle regole e arriviamo non in una situazione morale molto elevata, però certe volte queste partite qua possono indicare una svolta, al di là del discorso del vincere la cosa. Però voglio dire, abbiamo iniziato a fare qualche allenamento al completo, Ethan ha fatto due mezzi allenamenti con noi, Ethan Up dentro, Mancio anche lui, perciò voglio dire, qualcosa in più abbiamo, perciò dovremo sicuramente tirare fuori quello che abbiamo e anche qualcosa di più. Quindi App sarà referto? Sicuro. A Radori Fantinelli ancora no? Ma non so se Fantinelli viene in panchina o non in panchina, però Fantinelli non si è mai allenato, e mentre App ha fatto, diciamo, conto due mezz'orette di allenamento. Che tipo di partita ti aspetti, se è possibile attendersi qualcosa di logico da una gara come il derby? Beh, sicuramente, voglio dire, è una squadra, è difficile andare a scoprire dei punti deboli in una squadra come la Virtus. Poi loro sono anche prestanti, forti fisicamente, ti chiudono molto l'area. Sicuramente dovremo subire molto meno in difesa di quello che abbiamo fatto ultimamente e fare molto più canestro da fuori, perché loro ti chiudono molto l'area e allora noi ti concedono forse qualcosa da fuori, però dobbiamo far canestro. Hai già avuto modo di esprimerti anche su questo dicendo: nessun alibi, pensiamo alla partita, non ci saranno né gli 8500 che avreste meritato al vostro fianco, né gli 8500 che tu dici sempre, piuttosto che a porte chiuse è meglio avere un intero palazzo che ti tifa contro. Triste, ma sarà così. È triste così, non c'è alternativa. Ormai andare a parlare con i secondi ma è brutto, perché poi creiamo anche degli alibi nei nostri giocatori. Ormai un po' che così non c'è il pubblico, sappiamo che paghiamo, basta, finito. Speriamo che una volta l'altra ritorni. Ritorni e tutto, però non possiamo stare sempre a parlare. Sappiamo, tutti vorrebbero, anche noi, ma anche la Virtus vorrebbe il pubblico, ci mancherebbe altro, però non c'è, perciò non parliamo sempre delle stesse cose che non possiamo decidere noi. Ti chiedo un'ultimissima cosa: in cuor tuo hai un possibile uomo derby? Non sei obbligato a dircelo. Ma di solito in queste partite è logico che i giocatori che hanno più titoli, più qualità, di solito tirano fuori qualcosa in più e tutto. Spero che ci sia una bella sorpresa da qualcuno che non è accreditato, diciamo così, di trovare un jolly da qualcuno che non è quello. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. Sportpress.it.